Prego, senatore. Grazie Presidente. Io farò poche considerazioni, Presidente, Ministro, anche in virtù del poco tempo che ho e anche perché nel corso di queste settimane, dentro questa polemica politica molto forte che ha attraversato il Paese, c'è stato più volte, invero, l'occasione di poter dire le ragioni per cui il mio gruppo parlamentare, il mio partito, Sinistra Ecologia e Libertà, si è opposta e intende ancora opporsi con grande forza e con grande nettezza a questo provvedimento che dal nostro punto di vista è un provvedimento fortemente sbagliato. E non ripeterò nemmeno, almeno lo farò in maniera davvero molto rapida, per slogan le ragioni per cui abbiamo espresso questa tesi nel corso di queste settimane, anche pochi minuti fa in sede di discussione preliminare sulle pregiudiziali di costituzionalità. Abbiamo avuto modo di sottolineare come su un tema così importante, così decisivo, che riguarda la carne viva di questo Paese, sarebbe stato giusto tutt'altro schema istituzionale e pensiamo davvero che la lesione che in questo caso c'è stata di prerogative di fondo del Parlamento, di articoli costituzionali, il 76 e l'81, sia molto grave. Vede, Presidente, io sono uno di quelli, anche diciamo così, tra le file dell'opposizione, se posso dire così, che non amo e che ho contestato l'abuso delle questioni pregiudiziali, perché ritengo che quando di uno strumento importante si abusa, alla fine poi si perde il senso e il senso svilisce. Ma in questo caso no, in questo caso le pregiudiziali di costituzionalità erano sacrosante, in questo caso davvero siamo di fronte a un provvedimento che invece avrebbe meritato un altro tipo di impostazione. E naturalmente abbiamo tentato di spiegare anche nel corso di queste settimane le ragioni per cui abbiamo contestato questa ipocrisia di fondo, se posso dire così. Questa idea appunto spacciata come moderna, ma in realtà molto antica, molto molto antica, vecchia più che antica, mi verrebbe da dire, secondo la quale appunto la riduzione di un diritto acquisito è anche una sorta di separazione del mondo del lavoro in due categorie, i garantiti da una parte e non garantiti dall'altra, inevitabilmente non porta e non produrrà nessun avanzamento nei confronti di quella gigantesca massa di lavoratori precari che ci sono in questo Paese, ma invece molto più probabilmente comincerà a costruire un vero e proprio meccanismo a ribasso. E ancora abbiamo contestato un altro punto di fondo su cui abbiamo appunto espresso un dissenso. Quest'idea che l'economia del nostro Paese è in crisi non perché appunto c'è stata una difficoltà strutturale con la quale ci siamo misurati nel corso di questi 10 anni, non soltanto in Italia ma anche nelle altre economie di questo continente e anche fuori da questo continente. L'economia non funziona non certo perché sono esistiti meccanismi di tutela come l'articolo 18. Raccontare questa vicenda significa fare semplice propaganda politica. Ma io ritengo francamente che su temi così seri e appunto dinanzi a un paese che si sta impoverendo, dinanzi a una crisi sociale e ad una crisi economica che sta svilendo le fondamenta dello Stato repubblicano così come l'abbiamo conosciuto, ci saremmo meritati qualcosa in più che un semplice richiamo alla propaganda. E ancora abbiamo avuto modo anche di dire, lo diciamo anche alla luce delle modifiche che sono state apportate, che dal nostro punto di vista evidentemente non sono sufficienti per risolvere i problemi di cui sto parlando, che non riteniamo per nulla scontato, anzi, che il meccanismo introdotto del contratto a tutele crescenti in qualche modo elimini la giungla delle 1000 tipologie di contratti di lavoro che abbiamo conosciuto nel corso di tutto questo tempo. E temiamo anzi che questo possa essere un ulteriore contratto che in qualche modo venga offerto e che però non risolva la questione che è stata propagandata nel corso di questi mesi. Cioè non è vero che con questo meccanismo si colpisce la precarietà che attraversa innanzitutto le giovani generazioni di questo Paese. E ancora, posso dire al Ministro che c'è un elemento di contraddizione molto forte rispetto a un punto. Voi da una parte dite, e per questo siete contraddittori, che l'occupazione stabile e il posto fisso sono residui del pensiero novecentesco, che i costi dei diritti non dovrebbero essere più a carico dell'impresa ma trasferiti sul mercato con l'aiuto dello Stato, che deve appunto accompagnare le persone favorendone l'occupabilità. E però poi si sostiene anche che l'accesso a un'occupazione temporanea e l'opportunità di un contratto a tutele progressive sono appunto i luoghi d'ingresso
per quell'occupazione stabile che poi però può essere assicurata col tempo. Allora delle due l'una, o vale un ragionamento o vale l'altro, o siamo fuori dal Novecento oppure, anche se siamo fuori dal Novecento, evidentemente alcuni elementi di fondo rimangono dentro tutta la loro serietà e dentro tutta la loro complessità. E allora, siccome purtroppo non ho il tempo, è però almeno una considerazione politica, diciamo così, la vorrei fare alla luce appunto del dibattito che abbiamo sentito in questi mesi. Il Jobs Act viene trattato e viene spacciato, lasciatemi usare questa espressione, come se fosse appunto la svolta, la novità, il tentativo che fa questo governo di rispondere a una questione sociale inevasa, così come l'abbiamo conosciuta in passato. Io ritengo e noi riteniamo che proprio su questo punto appunto si disveli l'elemento di inganno. Non è vero che il Jobs Act è in discontinuità. Il Jobs Act è in perfetta continuità rispetto alle scelte politiche di fondo che sono state fatte nel corso di questi anni. C'è un filo che parte dal pacchetto Treu, che passa attraverso la legge 30 e che arriva al Jobs Act, che definisce un'unica un'unica idea di fondo. Peraltro i miei colleghi Ichino e Sacconi, che appunto sono stati progenitori di questo pensiero politico, queste cose se le rivendicano e fanno bene dal loro punto di vista a rivendicarsele. E chi nel corso di questi anni ha contestato quelle politiche in piazza, che oggi invece sbaglia, diciamo così, a venir meno rispetto a questo punto di fondo. Allora mi faccio fare davvero l'ultimissima considerazione. Forse c'è davvero un elemento di vecchio in tutto questo. Io lo sento troppo spesso questo elemento di vecchio che ritorna, anche quando sento qualche richiamo culturale a ipotesi politiche che si sono sviluppate nel passato, quando sento parlare di Tony Blair, quando sento parlare della terza via. Siamo in tutt'altra fase storica. Quelle ricette già hanno fallito una volta, ma almeno 15 anni fa appunto erano nuove. Oggi non sono nuove, ma anzi sono vecchie e stravecchie. Io penso che ve ne accorgerete. Mi dispiace soltanto molto che quando ve ne accorgerete, purtroppo per il Paese, sarà troppo tardi. Grazie.